142 tonnellate al giorno. L'informazione sempre da Tiarpa: nell'anno 2010 ai tre inceneritori sono state conferite 559 tonnellate al giorno, per una percentuale, che ho detto prima, di 8,5% dei rifiuti. Questo dimostra che gli attuali tre inceneritori sono sottoutilizzati e a Cadelbue si vorrebbe fare un ulteriore inceneritore di 600 tonnellate, che abbiamo visto che è completamente fuori con i numeri. Chiudo riprendendo questa frase di Gandhi, perché sono passati tanti anni, ma già ci si poneva questi problemi anche lui, e chiudo dicendo che il grado di civiltà raggiunto da una nazione, così diceva Gandhi, si misura innanzitutto dal modo in cui i propri abitanti affrontano il problema della gestione dei propri prodotti. Quindi sono in mano a noi i nostri rifiuti, ecco. Grazie Cristina, che ci ha riportato la dura realtà. L'ultimo aggiornamento di LASI è doveroso. Il LASI 2010 ha raggiunto un livello di raccolta differenziata del 62,1%, accompagnato da un Colognola e Colli, visto che è qui vicino, 70,9%. Era doveroso dirlo. Posso? Allora, l'assessore Nogara, adesso dovevamo proprio aprire questo momento per gli amministratori. Abbiamo visto nell'incontro precedente, e anche in questo vogliamo mantenere lo stesso stile. Ci fa piacere sentire le testimonianze dirette di chi amministra o comunque fa parte dell'amministrazione. E dopo ci sarà un momento dedicato anche a tutti noi come cittadini, e poi lasceremo nuovamente la parola ad Alessio per delle risposte. E cominciamo pure con l'assessore Nogara, mi pare, del comune. Grazie. Di Colonia di Colli. Innanzitutto mi presento, sono Andrea Nogara, sono l'assessore all'ecologia del comune di Colonia di Colli. Scusate un po' il mio intervento così veloce, ma come devo andare, e quindi perché i dati che ha dato la signora vanno letti. Anche noi abbiamo, diciamo così, creduto in questa dei rifiuti zero, ci abbiamo molto creduto noi e anche i comuni limitrofi della Val di Lasi. E stasera sono contentissimo di aver sentito l'assessore del comune di Capannori, perché mi sento anch'io come lui quasi, in quanto tutte le iniziative di cui ha parlato, anche noi le abbiamo fatte. E poi ho una domanda da fargli, perché proprio mi interessa anche dal punto di vista. Sono venuto qui per puntualizzare un po' i dati della signora con i quali ha dato i dati. Noi siamo ben più oltre i dati che lei ha dato. È 2010. E lei però, non ha specificato il perché di questo, dei dati di questo. No. I dati 2010, ve lo dico io, sono a questo livello perché? Perché noi nel 2010 siamo partiti con il servizio di raccolta porta a porta ad aprile. Quindi fino da gennaio ad aprile, maggio, siamo andati con il vecchio sistema del doppio cassonetto, con cui eravamo intorno al 50-55%. Poi da aprile siamo passati al sistema porta a porta, con il quale abbiamo avuto, e siamo molto contenti di aver fatto questo, e siamo praticamente, poi i dati si sono mescolati, però il dato più giusto è quello del 2011, dove per tutto l'anno sistema porta a porta. Nel 2011 noi abbiamo raggiunto l'80%, 79% per la precisione, con punte da 283%. Quindi noi siamo molto contenti, i nostri cittadini, di come si sono comportati, siamo molto contenti di questo tipo di servizio. Siamo il primo comune nella provincia di Verona per la raccolta differenziata, facenti parte del consorzio di bacino Verona 2. Ecco, quindi voglio dire, anche a Verona abbiamo le nostre buone esperienze. E anche, per esempio, tutte le iniziative di cui ho parlato
il mio collega assessore di Capanno, noi le abbiamo fatte e sono molto contento, ma e questo mi ha fatto molto piacere perché anche senza conoscerci, poi diciamo così lo farò personalmente, abbiamo anche noi dei mezzi a metano, abbiamo vari impianti di produzione di energia da pannelli fotovoltaici e soprattutto abbiamo fatto alcune iniziative simpatiche come per esempio il porta trasporta, i pannolini lavabili e tutte queste cose. E poi faccio appunto la domanda, quindi ecco, anche noi siamo abbastanza avanti secondo il mio punto di vista da questo punto di, sotto questo punto della produzione dei rifiuti. Ecco, quindi volevo appunto darvi questo dato che nel 2011, oltre a Gondiola, anche penso le altre amministrazioni di Lasi o di Caldiero, che qui vedo anche vari colleghi presenti, siamo arrivati tutti sopra e ben oltre il 75%, con punte verso il 79%. La cosa che voglio chiedere al collega assessore di Capanno è questa. E voi come fate con i furbetti, con i maleducati? Perché anche noi abbiamo questo problema, cioè perché il discorso del chip per arrivare al 95-92 anche noi lo stiamo pensando, però abbiamo il problema del portare, di poi quello che viene l'abbandono, diciamo così, perché è una piaga che si sta diffondendo molto anche da noi, vicino alle strade, vicino ai incroci, tutti abbandonano questi rifiuti, perché poi è semplice dire sì, io conferisco una volta al mese così, però se io poi domani mattina prendo il mio sacchetto e lo getto nel fiume piuttosto che nel fossato, chi mi viene a controllare? Ecco, questa era la domanda che volevo porvi. E poi, ecco, invece una cosa che noi facciamo diversamente da voi è per esempio la raccolta del rifiuto ingombrante. Noi lo facciamo gratuitamente tramite una chiamata a un numero verde e quindi vengono a prendersi i rifiuti a casa, così non c'è, diciamo così, da spendere niente. Che voi avevo capito un'altra cosa prima. Ecco, quella era la mia domanda era questa appunto, l'unica piaga che non riusciamo a combattere per il momento è la piaga della maleducazione. Grazie. Posso fare una domanda? Sì. Il suo sindaco, mi sembra che si chiama Martelletto, sì. È consigliere provinciale, sì. Ecco, mi spieghi perché lui ha votato pro incenerito? Che parliamo delle quote differenziate. Io sono intervenuto per parlare della raccolta differenziata, del sistema porta a porta, di cose che ho fatto io, delle cose che fanno gli altri, non possono essere responsabili. Dico, certo, ma il contro senso è proprio questo, che da una parte si fa una cosa e poi quando è ora di votare se ne fa un'altra. Noi, diciamo, la nostra parte l'abbiamo fatta e cose concrete, in quanto, ripeto, stasera mi sono sentito molto vicino al comune di Capanno, in quanto siamo all'80%. È importante saperlo anche queste cose. Grazie. Invito qualche altro amministratore, io non li conosco tutti perché alcuni sono appena stati eletti, per cui datevi anche voi una mano. Intravedo qualcuno di Caldiero. Mi pare che sia. Maria, che il nostro sindaco dice qualcosa. Mi pare il signor Umberto Ligorio. Grazie, buonasera. Umberto Ligorio, neo eletto a Caldiero, ma in realtà io sono stato anche consigliere nell'amministrazione precedente e in particolare come consigliere ho dato una mano al mio assessore all'ambiente nell'avvio del progetto del sistema porta a porta. Quindi mi fa piacere darvi la testimonianza anche nostra e qualche commento. Ecco, innanzitutto grazie della bella presentazione ed è uno stimolo ovviamente a crescere, perché obiettivamente devo dire anche noi con l'adozione del sistema raccolta porta a porta abbiamo fatto passi notevolissimi. Noi l'abbiamo adottato nel 2010, un mese prima di Colognola, però è stato un progetto comunque di un gruppo di comuni, perché sono partiti 8 comuni contemporanea dell'est veronese. Anche questo è stato un segno positivo, perché ovviamente appunto, come si diceva, il turismo del rifiuto
è una piaga sociale, e quindi il fatto di partire con dei comuni limitrofi è stato sicuramente un bel passo. Noi venivamo da una storia col doppio cassonetto che ci ha portato intorno al 50%, ma non abbiamo raggiunto il 50% nel 2009, e quindi da un anno circa avevamo attivato una campagna di sensibilizzazione che ci ha portato poi ad adottare da marzo del 2010 porta a porta. Quindi anche per noi il primo anno è stato intorno al 72 il risultato, con i 2 mesi di raccolta tradizionale. Siamo passati poi al 77-78, diciamo, siamo in questo momento nel 2011. Anche noi contenti, anche se obiettivamente non è una strategia rifiuti zero la nostra per il momento, è stato un discorso, adottando il porta a porta, di raggiungere quelle percentuali che vengono richieste dalla normativa. Quindi appunto noi in un anno siamo passati dal non rispettare il dato del 2009 all'epoca, il 50%, a proiettarci già nel 2010 all'obiettivo quasi raggiunto del 2012. Quindi l'adozione di un sistema di raccolta porta a porta è essenziale per raggiungere determinate percentuali. In questo però mi sento di commentare i dati portati parlando tra virgolette di Cadelbue, perché il Veneto intanto è la regione italiana con la maggior percentuale di differenziazione, quindi viviamo comunque nella regione top in Italia per la raccolta differenziata. Cos'è che porta giù i dati? I capoluoghi. Se uno analizzasse nel dettaglio i numeri, no, che presentava, è chiaro che una regione Veneto, che comunque è la migliore d'Italia, sfiora il 60%, perché i capoluoghi di regione, forse da solo Treviso, che è la provincia più che gamba, diciamo, più riciclona d'Italia, direi del Veneto sicuramente, è sopra questi risultati. Appunto Verona è quasi il fanalino di coda. Si può migliorare, però i capoluoghi portano giù le percentuali. Quindi ecco, è solo per dirvi, anch'io non sono d'accordo, mi sembra interessante il tema della strategia rifiuti zero, che mi permetto di dire non è facile, ecco, e penso che l'assessore di Capannori lo possa anche confermare. Cioè è facile arrivare a determinati percentuali adottando il sistema porta a porta, sicuramente, però riuscire ad arrivare ai rifiuti zero, ecco, è sicuramente un percorso molto lungo. A me interesserebbe valutare l'impatto appunto sull'educazione civica, perché anch'io posso testimoniare che anche il nostro problema a Caldiero sono i rifiuti abbandonati. Cosa fate eventualmente per limitare questa problematica? Sarei interessato anche a sapere il costo dell'impianto del compostaggio che diceva. Bene. Ecco, questo è la nostra testimonianza. Mi sento di chiamare il signor Bertulli, Paolo, mi pare di ricordare. Mi faccia compagnia, la sento. Ecco, una cosa, si tratta non solo di sentire i successi che avete in comune in relazione ai rifiuti, ma si tratta anche di raccontare queste che sono le difficoltà che sono state narrate e anche dei successi. E mi pare ricordare che l'assessore Alessio parlava soprattutto del primo punto, la prevenzione, e secondo anche il riciclo. Forse queste tematiche, ecco, vorrei sentire anche l'amministrazione in relazione a queste tematiche. Grazie. Sono il sindaco di Lasi, siamo l'amministrazione neoeletta. Io colgo l'occasione anche questa sera per ringraziare il gruppo Consumo Critico Val di Lasi per questi spunti interessanti dati in queste serate, che sono, se vogliamo, anche trattati di spessore per l'educazione civica, per anche ispirazione civica e politica. Ringrazio Ciacci anche per
per la sua testimonianza che già avevo avuto occasione di commentare con amici in campagna elettorale, che abbiamo seguito anche a Report. E quello che ci è piaciuto condividere con la vostra esperienza e che ci piacerebbe approfondire è anche i cenni che sono stati fatti alla partecipazione, perché qui quello che si intuisce non è solo il parlare di tecniche di raccolta, c'è un messaggio a monte, che è un po' quello che si diceva prima, quello di individuare il nodo a monte nel comportamento di acquisto, ecco perché allora si collega anche con la vostra ispirazione, cioè andare a portare alla cittadinanza in comportamenti positivi quando già ci si pone nella catena iniziale poi del consumo. Poi viene tutto il resto, e quindi poi possiamo condividere insieme anche il fatto di incrementare le nostre percentuali di raccolta differenziata. Io penso che i nostri comuni del comprensorio siano già ad un buon livello, certamente migliorabile, se si fanno poi delle scelte anche di agevolazione. Noi nel territorio comunale di Nasi avremo sicuramente da ripensare anche al centro dell'isola ecologica, cercando di individuare anche un percorso agevolato, anche forse cercando di bonificare taluni siti che sono in questo momento siti da bonificare, e forse proprio da lì idealmente anche riportarli prima ad un ripristino ambientale per poi vedere se anche da questi siti si può ideare un nuovo investimento in un'isola ecologica più sentita dalla cittadinanza. Mi era piaciuto anche in quella vostra esperienza raccontata a Report il metodo della partecipazione. Aveva incuriosito il fatto di, quando voi programmate le vostre opere pubbliche, i vostri interventi, aver visto raccolte la cittadinanza in banchi di scuola, ciascuno a elaborare la sua. Io lavoro anche nella programmazione delle opere pubbliche, talvolta mi scontro anche con la incapacità decisionale della classe politica generalmente, e quindi pretenderei che il politico abbia l'idea e la forza di decidere. Certamente talvolta ci si dimentica, anche negli sforzi maggiori di concertazione, ci si dimentica poi di ascoltare, di essere imbeccati anche all'ultimo momento da idee che poi sfuggono quando magari si è presi dalla foga di e anche dal trambusto quotidiano delle iniziative politiche. Quindi secondo me nella vostra esperienza, così è un mio commento, c'è un po' di tutto il meglio, ecco perché l'utopia di Rifiuti Zero non è più un'utopia questa sera, sentita raccontata in modo magistrale da Alessio Ciacci, direi che si può toccare il cielo con un dito, direi anche che c'è il messaggio di vedere in queste iniziative forse l'insegnamento che la vecchia Europa, se lo raccoglie, può dare anche ad un mondo che sta crescendo altrove e che sicuramente è, dico, al di fuori dell'Europa sicuramente abbiamo dei rischi ambientali pesanti. Noi possiamo dire qualcosa, visto che siamo in affanno probabilmente come anche continente, però se anche l'Europa mediterranea si affianca alle buone pratiche dell'Europa del Nord, con questi metodi possiamo marchiare un continente e la cittadinanza europea in modo adeguato per dire qualcosa nel futuro. Grazie quindi Alessio Ciacci, e speriamo che nel prosieguo di questa discussione tu ci possa dare anche altri spunti della vostra esperienza. Mi pare di intravedere anche il sindaco di San Martino Buonalbergo, il signor Avesani, avremo piacere di sentire la sua esperienza. Il comune di San Martino è a 3 km dal famoso inceneritore di Cadelù. 50 metri. Il confine è 50 metri.
Ecco, il sindaco purtroppo per precedenti impegni non è potuto arrivare dall'inizio della serata e quindi si è perso il meglio. E le chiedo solo di contenersi in 5 minuti. Per chi dei 5 anni che fa la lotta contro la del 2, 5 minuti sono veramente pochi. Purtroppo non ho potuto seguire il dibattito prima e di conseguenza magari rischio di vedere cose già dette, ridette, così via. Mi limiterò semplicemente a dire lo stato delle cose su Cade 2, che forse è la cosa più importante. Noi, io in particolare, mi sono opposto a Cade 2 perché appunto con la raccolta differenziata spinta, toccando con mano e visitando altri centri, altri paesi che la stanno facendo, mi sono reso conto che il piano di Cade 2 è inutile. È inutile per diversi motivi. Il primo perché già oggi la nostra provincia, pur sommando anche i dati di Vicenza, arriva ad un massimo di 265 tonnellate al giorno. L'impianto di Cade 2 è previsto per 500-600 tonnellate al giorno. Allora la domanda è spontanea. Facciamo un impianto da 600 tonnellate quando noi con Vicenza non raggiungiamo nemmeno la metà. E se consideriamo che molti comuni della nostra provincia non fanno ancora la raccolta differenziata spinta e chi la fa la può ancora migliorare nelle percentuali, ci chiediamo che cosa facciamo a Cade 2. Prima osservazione. Seconda osservazione, noi purtroppo consideriamo il rifiuto rifiuto, il rifiuto non è un rifiuto, il rifiuto è un bene, perché se riciclato correttamente permette di non andare a sfruttare materie prime che cominciano ad essere tra l'altro materie mancanti nel nostro pianeta. E quindi la seconda ragione è proprio questa. La terza è un po' più politica, o se volete è un po' più, come dire, intrigante, perché non è che, cioè io credo che noi amministratori dobbiamo in qualche modo essere sempre propositivi, no? Non possiamo fare demagogia. Allora la domanda all'ente incaricato per fare questo impianto, che è GSM, perché non investite una cifra per fare un progetto industriale nel quale prevedete un impianto cosiddetto a freddo, che non vuol dire altro che fare un polo ambientale integrato al posto del inceneritore, quindi trattare i rifiuti che arrivano già ben divisi per poi portarli all'industria che li deve riciclare. Perché abbiamo fatto questa domanda? Perché sappiamo benissimo che tanti milioni di euro su Cade 2 sono già stati spesi e che se l'impianto non viene fatto bisogna restituirli alla Comunità Economica Europea. Però non sappiamo quanto può fruttare un progetto industriale, appunto un PAI, per vedere se magari con la Comunità Economica Europea non si trova un accordo di restituire quel denaro in tot anni. Ecco, questo non siamo mai riusciti ad ottenerlo. E io dico inspiegabilmente, perché invece siamo riusciti ad ottenere il punto zero, almeno per capire se un domani andrà mai in funzione del generatore, per capire da dove partiamo realmente e se effettivamente inquina o non inquina, perché voi capite bene, se non conosciamo oggi il grado di inquinamento, una volta in funzione l'impianto, chi è che va a dire che inquinava di più? Non abbiamo le prove, e per quello sono stati spesi più di 150.000 euro. Allora, per fare il punto zero i soldi ci sono, per fare un piano industriale alternativo i soldi non ci sono. È intrigante, lasciatemelo dire. Io non voglio dire niente di più, ma siccome siete tutti intelligenti avete capito benissimo. Ecco, questo è un po' il punto. Poi io sono altrettanto franco e sincero. Io ho visitato, credo, tutti i più grandi esperti che abbiamo in Italia su quanto può far male le emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento. E non me la sento di buttare la croce addosso tutta l'inceneritore. Certo, bene non fa. E siccome gli amministratori devono avere anche, come si dice, noi dobbiamo essere cauti, e quindi la precauzione ci dice che è meglio non farlo, ma soprattutto per quei motivi. Allora, queste però rimangono chiacchiere. La realtà è un mantra.
la realtà quella vera è che noi sindaci, in particolare Zeio, San Giovanni e San Martino, abbiamo fatto fare un elaborato dai tecnici che vanno a modificare o a richiedere di modificare la legge regionale sui rifiuti, che se dovesse essere accolta dal Consiglio regionale, di fatto l'impianto di Cadel 2, è dimostrato dai numeri di quella nuova legge, non verrebbe più fatto. E io mi auguro sinceramente che sia così. Me lo auguro soprattutto per quelle aziende agricole che nel mio territorio sono proprio al confine dell'impianto, che fanno prodotti straordinari come gli asparagi, come le fragole, come le mele, le pere e così via, perché temo che se quell'impianto dovesse veramente entrare in funzione, questi agricoltori non avrebbero più di che vivere. E sarebbe un danno enorme per la mia comunità, una comunità che sta faticosamente trasformandosi da comunità industriale commerciale a visitazionale, perché abbiamo dei siti bellissimi e abbiamo anche noi un olio stupendo, meglio di quello di Lasi di sicuro, e in conseguenza lo vorremmo valorizzare bene. Naturalmente sto scherzando, voi siete più avanti, ma un po' da volte vi raggiungeremo, io non me lo auguro. Ecco, e questo è un po' il motivo vero. Ce l'ho fatta? Ci vogliono te? Va bene così? Grazie. Spero di una cosa. Stamattina oggi è 77-78% di meglio con picchi dell'80%. Con picchi dell'80%. Io non so se questo dato è vero, io ho visto degli altri paesi, se si raggiunge o si supera l'80% vuol dire che quel differenziale 19-20% è trattabile, cioè si può lavorare, rilavorare. Rilavorandolo lo scarto arriva intorno al 2%. Quindi ce la si può fare. C'è qualche altro amministratore? Passiamo alla cittadinanza, chi vuol parlare? Richiamo comunque sempre a contenersi in domande brevi e non in relazione. Domande. Domande? Quanti secondi ho? No, sono Adamo Sconale, portavoce del Comitato Verona Est. Il Comitato Verona Est si batte sulla questione che ha del 2 a 10 anni. Siamo scoordinati, non facciamo parte di nessun comitato, soprattutto perché non vogliamo essere strumentalizzati per starci a strumentalizzazioni di tipo politico, perché Cadel 2 è stata fatta una chiara strumentalizzazione di tipo politico. Conosco Capannori da 10 anni perché siamo stati a Verona i primi ad affrontare il problema Cadel 2, differenziata spinta, TMB, sono stati gli amici Beppe Grillo, che poi si sono evoluti in età 54, sono... Conosco il vostro processo, eh? I rifiuti, mi darà atto che è un problema complesso. Prima Genovese giustamente mi ricordava un dato di cui si parla poco. I rifiuti in Italia sono circa 130 milioni. Abbiamo 30 milioni di rifiuto solido urbano, che è quello che voi avete raggiunto, e poi abbiamo altri 100 milioni di rifiuti. Ho un minuto, devo sintetizzare al massimo. Quindi il problema è molto complesso, è reso complesso anche da vari fattori. Ad esempio il sindaco di San Martino avrebbe potuto farci presente che nel suo comune il rifiuto è un prodotto da valorizzare, difatti lui ha una discarica che ha appena raddoppiato facendolo passare da 500.000 tonnellate a 1.000.000 di tonnellate. Questa è una discarica di rifiuti, quindi presumo che insomma ci sono delle situazioni in cui bisogna avere un occhio diverso, bisogna essere un po' squinci in sostanza. Sì, giustamente bisogna guardare con un occhio in un certo modo, con l'altro in un certo modo. Vorrei dire, un minuto che esaurisco, su Cadel 2 la nostra posizione è chiara e precisa, l'abbiamo proposta a tutti gli enti, incluso il sindaco, che abbiamo avuto l'onore di portare con gli altri sindaci del dottor Montanari per fargli vedere cosa sono le nanoparticelle. Le ha viste e si è convertito, mi fa piacere, speriamo che prosegua su questa strada. Ripeto, abbiamo proposto di fare un'analisi molto semplice, preventiva, perché spendere 150 milioni per fare un inceneritore e dopo dirci fa male, inquina, non è una cosa buona. Allora si può fare un'analisi preventiva, un esame preventivo, ovvero classificare quelle che sono le emissioni, cosa esce dal camino. Lo si fa fare dagli esperti in contraddittorio, noi abbiamo proposto il dottor Montanari, che presumo possa essere considerato lo scopritore delle nanopatologie. Ecco, questa è la posizione del Comitato Verona Est. Faccio la domanda. Voi immagino che avrete delle attività industriali nel vostro territorio, avrete, voglio dire, un altro tipo di rifiuto che non sia quello solito urbano.
Noi abbiamo visto situazioni tipo Savona dove posso due secondi per non a Savona era stato teorizzato il termine di trattamento meccanico biologico che oggi tutti usano non sapendo neanche cos'è, insomma, perché, voglio dire, il termine B HDB esiste già, molti lo ignorano, poi abbiamo altri che ci propongono Vedelago è la magia assoluta che risolve e si ricicla tutto. Vedelago un 20% va in inceneritore. Ci si cita il consorzio della Priula, che tra l'altro ha fatto un lavoro egregio, hanno dei costi un tantino alti, però anche lì il 20% va in inceneritore, ok? Quindi vuol dire che la problematica è complessa. Col TMB a Savona è fallito, credo che lei me lo possa confermare o confermare. Le chiedo, avete analizzato o avete anche un problema da affrontare come hanno nella Valle del Rufina, dove hanno un inceneritore vecchio di 40 anni? Adesso la discussione è se è meglio tenersi un inceneritore vecchio che inquina da morire o farne uno nuovo che inquinerebbe di meno. Perché anche nella Valle del Rufina, che è la zona del Chianti, tanto spiegami, pare che sia Selva delle Piane, no? Se non sbaglio, anche lì la discussione c'è, cioè, piuttosto complessa, ci sono i contrari, ci sono i favori. Le chiedo, voi avete affrontato in termini di rifiuto zero quello che riguarda l'altro tipo di rifiuto? Grazie. Alla fine lasceremo, stai raccogliendo un po' di domande di... Ecco, anche gli altri sindaci che possono stati chiamati. Mi ha fatto piacere vederlo anche qua di Lasi, insomma. Io so l'impegno che sta dando sia nel suo comune, che non è solo il comune rifiuti zero, è anche uno dei comuni virtuosi. E io mi auguro, adesso che c'è il nuovo sindaco, il rieletto sindaco di San Martino, che faccia due cose. Che aderisca, allora, come prima cosa, che aderisca al comitato, al consorzio dei comuni zero. E seconda cosa, cerca di fare, diciamo, sotto l'aspetto ambientale, delle cose così virtuose da appartenere sostanzialmente alla comunità dei comuni virtuosi. E questo sarebbe già una bella cosa come elemento di novità per la sua nuova amministrazione, sindaco. Io da anni che contrasto l'inceneritore di Cadebue, prima ancora che lo facesse il sindaco Avesani. Finisco solo per dire una cosa, mi è sembrato, oltre l'utilità dell'assessore Ciaccia, di come ha esposto, diciamo, tutte le pratiche virtuose del comune di Capannoli, ma una cosa mi sembra importante, quella che ha detto, sono riusciti a bloccare l'inceneritore. Noi adesso, questo noi dobbiamo impegnarci, a bloccare l'inceneritore, e noi dobbiamo adesso, visto che ci sarà l'impegno anche dei nuovi sindaci, di quelli neoletti, dobbiamo contrastare ancora con più forza, diciamo, non basta solo le manifestazioni, per carità, tanti cittadini hanno diritto a Verona oltre 5.000, ma ci sono stati sia per un anno sia per il secondo anno che è stata fatta l'iniziativa contro il inceneritore a Verona, ma noi dovremmo avere ancora più forza. E badate bene, lo dico qua ai residenti di Lasi, il problema, sì, dico sì, una cosa sola, il problema dell'inceneritore di Cadebue non è solo di Verona, badate bene che il problema non è solo, al di là delle problematiche della diossina, ma il problema è anche che se va avanti quella strategia dell'inceneritore porterà la tariffa non a diminuire ma continuerà ad aumentare, perché dovranno garantire 500-600 tonnellate al giorno per quell'inceneritore, e se non vengono garantite, perché appunto si va avanti con una raccolta differenziata fortunatamente molto avanzata, automaticamente i conti devono tornare a chi dopo mette sul banco 118 milioni di euro, perché è questo l'impegno di chi vorrà costruire l'inceneritore di Cadebue, che è l'Urban Ser, che è stata scelta, adesso il progetto è nella fase di valutazione impatto ambientale, noi dovremmo vedere di contrastarlo tutti insieme, senza gelosie, né fra comitati, né fra i sindaci, né fra chi si vuole impegnare direttamente, tutti insieme, perché questo ci darà forza a bloccare una follia, perché oramai è una follia, perché arrivare ai rifiuti
zero si può arrivare. Per quanto riguarda la parte dei rifiuti industriali, sa bene anche l'assessore Ciacci, noi siamo stati giù a Capannori per portare un'esperienza concreta dell'alternativa all'incenerimento e anche del riutilizzo del residuo dei rifiuti speciali prodotti dall'industria, dal commercio, eccetera. Loro hanno un grande problema che sono il residuo delle cartiere. Noi stiamo vedendo, questo è una cosa che esula, diciamo, dal mio impegno politico, ma questo lo stiamo vedendo, che con quel residuo può essere sicuramente utilizzato per produrre altro materiale, altre materie prime. Grazie. Visto che la tematica è molto sentita, chiedo comunque a tutti di fare domande e di mantenere comunque un contraddittorio che permetta a tutti di parlare e di dire la propria, nel rispetto del un minuto e mezzo a domanda, va bene? Lascio la parola al sindaco di San Martino, che mi pareva fosse stato interpellato direttamente. Volevo rispondere semplicemente perché, ripeto, gli amministratori non possono permettersi di fare demagogia. Io sono arrivato in un comune dove per bonificare una falda acquifera inquinata da anni servivano 35 milioni di euro. Lo ripeto perché forse non ci capiamo. 35 milioni di euro. Sei bilanci del mio comune. Spendendo tutto solo per la bonifica. La Regione Veneto ti dà l'opportunità e la possibilità di cedere delle aree che vengono fatte per appunto discariche, ok? Poi andiamo a vedere di che discariche. In compensazione, chi ha quel mandato si impegna a spendere i soldi e bonificare. E io ho ritenuto doveroso farlo per i miei cittadini. Però prima ho chiesto un incontro e ho preteso uno studio del professor Di Molfetta, che è quello che ha chiuso la discarica a Pescantina. Chiaro? Dopo che Di Molfetta mi ha dato tutte le rassicurazioni che quella discarica non inquinava e non avrebbe portato nessun tipo di inquinamento, io ho dato l'ok a procedere. Grazie. Mi pare che ci sia un consigliere di Verona, del comune di Verona. Una domanda. Scusa, c'è la signora qui che voleva parlare, fare una domanda. Ciao, la domanda era appunto per l'assessore, per la plastica riciclata che poi viene conferita a Colepla, però gran parte di quella plastica non è poi effettivamente riciclabile, quindi affinché il progetto Rifiuti Zero sia zero anche dopo la raccolta differenziata, quindi che tutto quel materiale venga recuperato, volevo chiedervi se come comune o come provincia avevate già approvato dei sistemi per recuperare quello che oggi Corepla non recupera. Tra l'altro, approfittando del fatto che Corepla è disposta a pagare affinché i comuni smaltiscano in proprio quel residuo che arriva ad essere il 50% di tutta la plastica conferita, e più sale la raccolta differenziata, a volte sale quella non riciclabile. Perché appunto se l'impianto di Rovigo di cui parlava per il multimateriale può servire a questo, se è migliore dell'impianto di Vedelago, specificatamente l'impianto per la plastica, perché la preoccupazione fondamentalmente è che se non si presenta, adesso insomma ho già provato a presentarlo a Verona, ma se non lo si fa velocemente con un impianto già sperimentato magari, il rischio, insomma, hanno già avviato un impianto, un nuovo inceneritore tra Verona e Legnago che dovrebbe bruciare polline plastica, proprio perché oltre al recupero energetico, quindi a guadagnare dall'energia prodotta dal bruciare quella plastica, avrebbero in più 70-80 euro tonnellata forniti da Corepla stessa, quindi la beffa dopo aver lavorato tanto per la raccolta differenziata. Una cosa positiva, io prima ero stata nella minoranza nell'azienda che si occupa di rifiuti sul comune di Verona e molti comuni della provincia, e giusto per dopo questa batosta magari una cosa positiva, insomma una cosa che a noi è stata tanto utile, è stata imporre
a tutte le sagre feste della, che si tenevano nel Comune di Verona, il Mater B. E questo, al di là di che ogni singolo cittadino, ogni sagra lo può fare, ma l'obbligo ha fatto crollare il prezzo del materiale usa e getta, poi alla fine biodegradabile. Quindi le migliori pratiche è sempre le stoviglie lavabili, ma questo crollo del prezzo ha fatto sì che oggi che il Comune di Verona ha reintrodotto la plastica, vi danno il dato della proprio di ieri mattina, 66 sagre hanno deciso di rimanere col Mater B e soltanto 3 sono tornate alla plastica. Questo è sicuramente un successo. E poi l'unica informazione del dato è che è vero che Verona ha bloccato praticamente l'espansione del porta a porta da un anno e mezzo e di nuovi metodi per aumentare la raccolta differenziata proprio per quell'ammanco di rifiuti altrimenti all'inceneritore. Quindi ad oggi i piani ci sarebbero per l'espansione in altre zone del porta a porta, ma sono fermi. Prego. Allora, io ho visto una e due mani. Dopo bisogna... Ecco, mentre arriva il signore, si sentiva prima parlare, mentre usciva il sindaco, della discarica di Bocca Scaluce. Esatto. La discarica di Bocca Scaluce è una realtà che è tra Colognola e Lasi, è una realtà di cui ho sentito parlare per la prima volta nel 2007, quindi quando già ormai era stata, diciamo, recintata. Continua ancora dei fanghi da concedie, so che sono stati assegnati un importo per la bonifica, e dall'ultima notizia che ho io del 2009, da allora io non ho più nessuna notizia. Però adesso lasciamo pure l'argomento per la replica. Grazie. Vorrei fare una piccolissima premessa per fare la domanda più concretamente. Io penso, sia personalmente che come gruppo, che bisogna, anziché attivarsi sul fare la raccolta differenziata, prevenire questo effetto. Mi sembra di aver capito nel suo ottimo intervento che questa era una delle linee. Per cui le chiedevo cosa effettivamente un comune può fare a questo livello, sia gli amministratori che i cittadini, al di là delle buone intenzioni e della cultura, che è un discorso molto ampio. Cosa si può fare effettivamente nel dissuadere le ditte a produrre elementi che siano poi non riciclabili? E cosa può fare il singolo cittadino, perché già lo so di mio, però voglio sentirlo da lei, che cosa può fare un'amministrazione nei confronti dei suoi cittadini per dissuadere loro a comprare prodotti così. Mi sembra di essere stata veloce, grazie. Posso parlare anche da qua? Niente, è stata una Marina. Buonasera. È una considerazione che ho fatto ascoltando adesso gli interventi della signora Verona, che ha detto che il 50% della plastica non è riciclabile, e questo mi dispiace perché vuol dire proprio che abbiamo una mancanza nella legislazione che imponga alle aziende di produrre imballaggi che siano riciclabili. Quando ci troviamo la plastica abbinata alla carta o altre cose, ecco, solo questo. Poi forse è stato anche il signore dopo in pratica ha chiesto come possiamo incentivare le aziende a produrre degli imballaggi che siano riciclabili. Solo questo, il dispiacere di vedere che non c'è neanche lo Stato che aiuta i cittadini, ma forse ha proprio voglia di mantenere il generatorio. Non ci fanno bene. Grazie. Qualcun altro? Era una domanda all'assessore. Io le chiedevo se il Mater B, il famoso Mater B, è completamente riciclabile o seppure all'interno si è fatto delle analisi c'è della plastica. A me risulta che un 20-25% è formato da plastica, quindi se lei ha analizzato la cosa, se va a finire nel compost che poi entra nel circolo alimentare, diventa piuttosto preoccupante la cosa. Grazie. Anche da parte mia una piccola premessa per dopo arrivare alla domanda.
A me sembra che l'aspetto che non si vuole cogliere, soprattutto da alcuni amministratori, è il fatto dell'importanza della cultura che si deve fare per diminuire la produzione dei rifiuti. Non è solo il problema di raggiungere il livello della più alto di differenziata. Credo che il problema di fondo che si poneva era quello di produrre meno rifiuti e quindi fare una cultura di non fare rifiuto, ma come cittadini, che questo lo possiamo fare, nelle scelte che facciamo, ma soprattutto coinvolgere con la partecipazione cittadini, aziende, tutti quegli enti o quei preposti a fare la diminuzione degli imballaggi e del rifiuto in sé. Allora mi sembra proprio che c'è un approccio diverso che è fondamentalmente quello che, da cui noi siamo partiti, cioè la tutela del bene comune, del territorio, dell'acqua. Da dove parte? Come si fa? Si deve cominciare con la cultura e la partecipazione su queste scelte. Noi dobbiamo scegliere, se non lo fa qualcun altro, cose che non hanno, che hanno perlomeno il minor numero di imballaggio. E questa è proprio una differenza culturale fra, che alla fine è l'approccio che noi vogliamo trasmettere, cioè l'approccio ai beni comuni vuol dire passare da una economia dello spreco, del consumismo, a un'economia sostenibile, che vuol dire tutelando il territorio, tutelando quei beni comuni che sono indispensabili alla vita. Questo è il nostro approccio. E mi dispiace dover notare che non è passato questo messaggio ancora negli amministratori pubblici. Si fa la gara chi arriva al numero più alto in percentuale differenziata. E io chiedo, all'assessore Ciacci, ci sono i dati per dirci di quanto è diminuita la produzione di rifiuti in termini assoluti rispetto a prima di questa esperienza? Ecco, questa è la mia domanda. Grazie. Se non ci sono altre domande, chiedo all'assessore Ciacci di sedersi con me. Scusa, volevi intervenire su? Sì. No, non ho capito qual era la sollecitazione. Comunque, la sollecitazione l'ho percepita, stava uscendo sul fatto che non c'era questo problema e che non era stato affrontato. Bocca Scaluce è un sito di pregio, sarebbe stato, lo è ancora da un punto di vista ambientale e paesaggistico, è una di quelle tante discariche degli anni 70-80, discariche comunali autorizzate allora, nel senso posso, che... Posso però io... Sì, 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 beh, vieni, vieni pure. E per il quale la storia ha segnato poi, era una discarica comunale autorizzata, poi progressivamente nel corso degli anni è finita per diventare anche la discarica di fanghi e la conceria, scarti della lavorazione delle concerie, quindi ad alto tasso di inquinamento, tanto che penso ci siano state anche delle morti illustri su questo. Quindi in questo momento il comune di Dasi e il comune di Colonna dei Colli sono beneficiari, la regione ha assegnato nel 2009 e nel 2010, forse è meglio fare un po' di chiarezza, No, no, ma dico, l'intervento è nelle programmazioni, chiaramente stiamo attendendo gli esiti dell'Università di Trento, che è stata incaricata di definire le modalità di intervento, e in base a questo si decide, penso a breve anche, l'impegno come amministrazione comunale di Dasi c'è, perché a nostro modo di vedere un territorio che si vuole fregiare di divenire anche un territorio di pregio deve ripartire anche dalle preesistenze e ripartire da lì e ripulirle. Prego Andrea. Grazie. Bisogna fare un po' di chiarezza, perché con il pressapochismo e con l'inveire non si va da nessuna parte. Bocca Scaluce è, diciamo così, la storia di Bocca Scaluce risale a più di 35-40 anni fa, quando i comuni si dovevano smaltire i propri rifiuti. Era stata autorizzata in un terreno privato, ribadisco, in un terreno privato, una discarica di rifiuti solidi urbani. E quindi
niente di che. Poi cosa è successo? Che c'è stato un abbandono illegale da parte di determinati soggetti di questi fanghi di Monceria. Quindi è stata una cosa illegale che alcune persone hanno fatto. Lì sono state denunciate, è andato avanti per vario tempo, diciamo così. Quindi non è che il comune avesse autorizzato il posizionamento di questo tipo di rifiuto. Questo tipo di rifiuto è stato abbandonato illegalmente, questo tengo a precisare. Poi negli anni si sono fatte, diciamo così, le varie amministrazioni, le varie situazioni. Quando siamo arrivati noi siamo diciamo così, arrivati a fare un tavolo. Abbiamo fatto un tavolo con ARPAB, con provincia, con regione, con i comuni di Lasi. Ci siamo seduti, e qua vedo anche prima, forse c'era anche chi si era seduto al tavolo la prima volta, ma penso sia andato via. Abbiamo fatto un tavolo dove abbiamo commissionato a regione, all'ARPAB e all'Università di Trento l'analisi di quelli che sono i materiali di questa discarica e quale sia la via migliore per mettere in sicurezza questo sito. Questo è quello che abbiamo fatto. Il tavolo sta andando avanti, le analisi e le cose ce le ha in mano l'Università di Trento, dalla quale stiamo aspettando appunto delle risposte su come procedere. Questo è quello che è stato fatto alla luce di tutti, senza voler nascondere niente, però ripeto, non è stato la discarica non era autorizzata per quel tipo di materiale, è stato un abbandono illegale. Perché avete timore che la discarica possa... Scusate, il tema della serata è molto più ampio. La storia di Bocca e Scaluce ci insegna che le scelte fatte nel passato ricadono nell'oggi e ricadono nel domani. Facciamo tesoro di questo, secondo me, e pensiamo che proprio per essere molto realisti, proprio che dobbiamo essere molto realisti, dobbiamo diventare idealisti. Dobbiamo cominciare a progettare, a coinvolgere e a fare, probabilmente lo spunto era quello che ci dava lui, non è stato effettivamente recepito, quello di ridurre, di ripensare uno stile di vita. Lascerei la replica perché ormai si sta facendo tardi. Prego. Rinnovo il ringraziamento per essere qui perché è molto interessante il dibattito e si entra nel vivo di tanti problemi che ci toccano di uscire e anche penso a presenza di tante amministrazioni locali importanti. Noi stessi, dicevo all'inizio, dopo quella prima adesione nel 2007 alla strategia Rifiuti Zero, destiniamo proprio tempo, risorse, contatti a ampliare questa rete. Quindi oggi siamo arrivati a 75 comuni che hanno aderito alla strategia Rifiuti Zero e a 2 milioni e mezzo di cittadini in Italia che in questi comuni contribuiscono a far crescere la strategia, che per noi è importante far crescere proprio per darne forza in tutta Italia per cercare di far crescere questi temi non solo da livello comunale ma anche a livello regionale e non solo. E di per sé diciamo, l'impegno di assumere la strategia di Rifiuti Zero lo si fa diciamo, normalmente con una delibera che parla di rifiuti ma parla anche di partecipazione, proprio perché appunto sono obiettivi che si possono raggiungere solo con una massima partecipazione. E quindi le delibere che in genere sono state fatte in tutti questi comuni hanno visto, oltre che diciamo, l'assunzione di l'impegno Rifiuti Zero al 2020 o al 2025, questo diciamo, non è in discussione chiaramente perché noi abbiamo assunto 5 anni fa e quindi diciamo, chi lo assume oggi può anche assumerselo come obiettivo al 2025. Il fatto è che diciamo, si stabiliscono diciamo, degli obiettivi intermedi progressivi anno per anno e si fa una verifica partecipata con le associazioni cittadini attraverso l'istituzione di questo osservatorio verso Rifiuti Zero che a livello locale, comune per comune o raggruppamento di comuni per raggruppamento, diciamo, ogni anno si riunisce, anche una volta o due l'anno,
e quindi fa il punto della situazione con i dati, sia sulla raccolta differenziata che sulla riduzione, cercando in maniera partecipata di capire cosa è andato meglio, cosa è andato peggio e quindi come migliorare sempre di più questa strategia. Poi a livello nazionale stiamo costituendo l'Associazione dei Comuni Verso Rifiuti Zero e quindi stiamo per istituzionalizzare appunto questa rete, che quindi già di per sé implica un controllo dal basso, quindi che i dati vengono sempre migliorati, però poi anche dall'alto verrà istituita, coordinata fra tutti i comuni che hanno aderito, appunto una rete, un osservatorio che coinvolge esperti a livello nazionale per appunto aiutare e anche condividere i percorsi che poi comune per comune portiamo avanti. E parto da una delle ultime, l'ultima domanda, se non mi sbaglio, proprio sui dati della riduzione, che era anche quello che volevo, che forse avevo saltato all'inizio e che volevo riprendere. E non so se in fondo si vede male, comunque i dati più importanti vi dico. Questa è una relazione che, di una quarantina di pagine che ho scritto sulla nostra esperienza, che sto aggiornando perché è datata all'anno scorso, ma che poi appunto posso inviarvi o si scarica anche dal nostro sito internet del comune. E in una pagina c'è questo dato, questa tabella con i dati della nostra raccolta differenziata, della nostra produzione di rifiuti degli ultimi anni. Si va dal 2004 al 2010, devo inserire il 2011, che è anche migliore. Comunque già dal 2004 al 2010 vediamo che la produzione complessiva è passata da 31.000 tonnellate l'anno di rifiuti totali prodotti a livello comunale a 24.000 in un anno. Quindi si è ridotto del 21% la produzione complessiva dei rifiuti, questo per noi è il dato in assoluto più importante. C'è diciamo, una riduzione che è endogena al porta a porta, cioè con l'eliminazione dei cassonetti diciamo, si riduce la possibilità anche magari di artigiani o di aziende che magari impropriamente prima scaricavano il cassonetto dei rifiuti, che invece col porta a porta, se parliamo correttamente, i flussi diciamo, urbani da quelli diciamo, assimilati. E dall'altro, appunto col porta a porta c'è un fattore educativo, dall'altro ancora con la tariffa puntuale si migliorano ancora questi dati, arrivando al 25, 26, 27% di riduzione complessiva della produzione dei rifiuti. Il rifiuto che va a smaltimento è passato da 20.000 delle 30.000 del 2004 a 6.800 delle 24.000 del 2010, quindi una riduzione del 65% complessivamente. Nel 2011 è ancora meno, nel 2012 sarà ancora meno con la tariffa puntuale, giusto la metà probabilmente. E, i rifiuti pro capite al giorno, un altro dato sensibile, sono passati da 1,9 kg al giorno di rifiuto complessivo a 1,4 kg, scusate. E perché il rifiuto differenziato è passato da 1,2 kg del 2004, di quel 1,9 kg differenziato, a 0,4 del 2010, di quel 1,4 kg, quindi si vede dai dati tutto questo enorme cambiamento, che quindi ha portato quasi a lo 0,4 a livello di singola utenza al giorno. E gli abbandoni, ecco un altro tema senz'altro sensibile, soprattutto che ci è stato posto anche dalla cittadinanza, sia quando siamo partiti col porta a porta, ma soprattutto ora che passiamo alla tariffa puntuale. Noi crediamo e vediamo c'è stato un miglioramento rispetto alla situazione del cassonetto, perché ogni cassonetto era un abbandono, intorno spesso qualsiasi cosa, e invece con il porta a porta anzi si costruisce un'attenzione maggiore. E con la tariffa puntuale è ancora maggiore, nel senso che noi consegniamo a ogni famiglia 26 sacchi col microchip, quindi per considerare una raccolta media annua di una volta ogni due settimane, quindi appunto 26 sacchi. Quindi diciamo quello non è che chi non consegna il rifiuto non paga la tariffa, perché chiaramente in quel caso ci sarebbe qualcuno per far fuori. Noi diciamo, commisuriamo la tariffa oltre che alla volumetria dell'abitazione, oltre che al numero dei componenti della famiglia, anche sulla produzione, sul numero di volte in cui si espone il sacco dell'indifferenziato, che quindi diventa una terza variabile insieme alle altre due che compone la tariffa. E,
e appunto avendo garantito un ritiro ogni due settimane e premiando chi ne conferisce un po' meno e penalizzando chi ne conferisce un po' di più. Quindi diciamo, è un fattore educativo importante che in genere diciamo, evita casi di furbizia dell'abbandono dei rifiuti, perché in genere anzi ne aumenta il controllo sociale, diciamo così. Proprio perché ogni sacco è di Tizio, Caio e Sempronio, quindi compare l'armato sui sacchi. Ci sono su questa esperienza della tariffa puntuale tante tipologie di esperienze. Chi è partito prima di noi, ad esempio si ricordava prima anche il consorzio Priura, che è uno dei primi a partire con la tariffa puntuale, ha scelto il modello a cassonetto, che ha vantaggi e svantaggi rispetto al nostro, che è un sistema invece a sacco. Non è un sistema migliore o uno peggiore, ognuno ha vantaggi e svantaggi. Il vantaggio del sistema a sacco, per questo noi l'abbiamo scelto, è che siccome secondo gli ultimi diciamo, accordi sindacali di settore, il cassonetto deve essere raccolto meccanicamente se la dimensione del cassonetto domiciliare supera i 30-35 litri. E quindi essendo piccole dimensioni è difficile a quel punto esporlo una volta ogni due o tre settimane, tant'è che il consorzio Priula ha scelto contenitori ancora più grandi, anche di 1000 litri, avendo diciamo, una tipologia debitativa che lo permette, e quindi vanno anche una volta ogni due o tre mesi a ritirare un cassonetto dell'indifferenziato. Nel nostro caso, che abbiamo una raccolta domiciliare che già prima prevedeva il ritiro del non riciclabile con sacco trasparente, abbiamo cercato di evitare di consegnare un altro bidoncino che quindi diciamo, aumentava un po' l'impegno anche volumetrico per la famiglia, e quindi abbiamo detto cerchiamo, e per questo abbiamo sperimentato per primo in Italia questo sistema, di identificare il sacco, cioè c'era già chi lo identificava il sacco col microchip, con il codice a barre, ma il codice a barre implica che l'operatore deve mettersi lì a leggere ogni sacco con il suo sistema di lettura, quindi comporta delle perdite del tempo e c'è un elemento anche di discrezionalità dell'operatore che diciamo, sarebbe meglio evitare. E quindi abbiamo inserito diciamo, un'azienda a livello nazionale ci ha seguito nel fare la prima esperienza di produzione di sacchi con all'interno delle fasi produttive l'inserimento di questo RFID, si chiama tecnicamente, che è una specie di filigrana che funziona proprio come un microchip e che quindi diciamo, permette all'operatore di identificare quel sacco. Nella fase sperimentale l'abbiamo fatto con un dispositivo di lettura, ma ora estendendo la sperimentazione inseriamo il dispositivo di lettura sul mezzo, quindi l'operatore semplicemente prendendo il sacchetto e mettendolo nel cassone del mezzo, il mezzo stesso legge di chi è quel sacco e quindi attribuisce a Mario Rossi o a Rossano Bianchi o il suo singolo conferimento, e quindi di lì il controllo di